Salve a tutti e benvenuti ad un caffè con la dottoressa Cioffi, sempre qui su Artes TV e non mancate mai ad ogni appuntamento. In questa puntata abbiamo come ospite il dottor Carlo Alfaro, che sì è un bravissimo pediatra, ma è sicuramente una persona attivissima anche nel settore sociale e artistico. Salve dottore, si presenti a tutti gli amici di Artes TV e di un caffè con la dottoressa Cioffi. Grazie dell'invito, sono Carlo Alfaro, sono un pediatra, mi occupo di tutta la fascia della pediatria, dalla nascita fino all'adolescenza e lavoro in ospedale a Vicoequense. Grazie al dottor Carlo Alfaro di essersi presentato, ma ora vogliamo saperne di più, vogliamo conoscere il mondo della resilienza attraverso un suo racconto, un evento bello e brutto che l'ha fatta crescere, dottore. Qual è? L'esperienza che mi ha sicuramente cambiato e fortificato riguarda la mia adolescenza. Avevo 12 anni, io sono sempre stato un grande amante degli animali, avevo due coniglietti nani che amavo tantissimo. La mattina prima di andare a scuola mi occupavo di loro, preparavo tutto il necessario e durante la giornata ogni momento libero lo dedicavo a loro, guardavo come si muovevano, come interagivano tra di loro, come erano avidi di mangiare le cose buonissime che gli portavo, e erano un mio pensiero ricorrente. E ricordo che una sera io li lasciavo fuori al balcone sul terrazzo per farli divertire quando ero fuori, e una sera tornai tardi, li avevo lasciati fuori. Quando uscii di casa minacciava cattivo tempo, però ero convinto di tornare in tempo prima che venisse a piovere, quindi li avevo lasciati all'aperto. Purtroppo ci fu un incidente e noi tornammo molto tardi quella sera a casa, venne questo cattivissimo tempo, la strada era bloccata e quando tornai piccoli conigli si erano inzuppati di acqua, il loro morbido pelo era diventato proprio intriso di acqua e erano indirizziti dal freddo, tremavano, rimasi malissimo e avevo vissuto con molta ansia anche il rammarico di non averli messi al riparo prima di uscire, pur vedendo che stava per fare cattivo tempo, ma pensavo che sarei tornato in tempo prima dello scoppio del temporale. Purtroppo in seguito a questo episodio i piccoli conigli si ammalarono e dopo poco tempo morirono in seguito a una polmonite. Beh, questa esperienza mi ha fatto capire che quando tieni veramente a qualcosa non devi lasciare nulla al caso, devi essere molto prudente, valutare tutte le possibilità, perché una volta che è successo qualcosa di irreparabile non avrai più la possibilità di rimediare all'errore che hai fatto. Grazie al dottor Carlo Alfaro di essere stato con noi, io vi saluto sempre con grande amore e grande affetto, so che condividete tantissimi video di Un caffè con la dottoressa Cioffi e seguite sempre Artes TV. Alla prossima con Un caffè con la dottoressa Cioffi.